Hai presente quando guardi una fotografia di famiglia? Quella con i nonni, gli zii e qualche cugino di cui non ricordi il nome? E magari qualcuno che osserva la foto insieme a te dice: "Caspita quanto somiglia a questa donna con il cappotto scuro." Oppure: "Hai lo stesso naso di quello con il cappello." E tu non ci avevi mai fatto caso. Anche a me è capitato a volte di scoprire all'improvviso, nella grande fotografia della mia famiglia, la provenienza di un mio gesto, di un ideale, di un valore. Flashback si sovrappongono. La casa di campagna dei nonni, dove passavo le estati, è un ragazzo down, figlio dei vicini, che veniva spesso a mangiare a casa nostra. Un bambino di 7-8 anni che stava da noi nei fine settimana e che andavamo a prendere in un istituto di preti perché il padre era scomparso e la madre era in carcere. Ricordo anche che da piccolo mi piaceva molto la geografia. Amavo sfogliare gli Atlanti, seguire con il dito la linea di confine tra due paesi, immaginando di attraversare quelle frontiere sospeso tra la curiosità e la piccola vertigine dell'ignoto. Così, quasi senza accorgermene, sono cresciuto con una foto di famiglia in una mano e una cartina geografica nell'altra, che indicavano una rotta che talvolta mi sfuggiva. Da anni mi occupo di rifugiati, cercando di lavorare con cuore, passione e curiosità, e passo molti dei miei pomeriggi con dei disabili in un casale giallo sulla Prenestina. A tratti, unendo le mani, mi sembra di essere riuscito a far combaciare quasi perfettamente una mia fotografia con una cartina colorata e a dare una direzione ai miei passi.